categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di CEO dell'anno, innovazione and leadership, insurance telematics. Il vincitore di questo premio è Nicola Veratelli, Octo Group. Intanto lo saluto subito, è collegato con me il CEO di Octo Group, Nicola Veratelli, ben trovato. Buongiorno, bentrovati a voi, buongiorno. E mentre ci parliamo voglio subito leggere la motivazione. Per aver saputo mettere a disposizione di Octo Group fin dalla sua nomina il ruolo di CEO, competenza, esperienza e lungimiranza con lo sfidante obiettivo di consolidare la leadership nella fornitura di servizi telematici dedicati al settore assicurativo e alla smart mobility. Nicola, complimenti, a lei un commento subito dopo la motivazione. Innanzitutto grazie, sicuramente è un distinto privilegio per me ricevere questo premio che chiaramente condivido con tutto il mio team, con tutte le donne e tutti gli uomini della mia squadra che in quest'anno particolare, un anno di timori e incertezze, hanno comunque costantemente e persistentemente lavorato per portare a casa i traguardi che ci eravamo imposti. E quindi lo condivido con grande, grande gioia con tutto il mio team. Ecco, abbiamo letto tra le varie parole della motivazione anche quella di lungimiranza. Com'è possibile essere lungimiranti oggi in questo momento particolare? Ma sai, io penso che nei momenti di difficoltà è dove in effetti dobbiamo tirare fuori le nostre migliori energie per portare i migliori risultati, soprattutto nel mondo della tecnologia in cui noi operiamo. Bisogna cercare di sfruttare tutte le nostre risorse per cercare di dare il meglio per l'azienda e anche per la società, che è il contesto in cui noi operiamo, e francamente il nostro impegno è stato appunto dedicato a quello, uno sviluppo sì internazionale di tutti quelli che sono i cosiddetti componenti della connected life. Questo è il modo in cui a me piace chiamarlo, cioè connected vehicles, connected home e connected living, e soprattutto sfruttare appunto le nostre competenze tecnologiche anche per supportare la società in questo momento di pandemia, e così abbiamo fatto mettendo le nostre risorse a disposizione della società intera. Mi permetta peraltro anche di sottolineare un altro aspetto, a parte essere CEO dell'anno in ambiti come quello dell'innovazione e poi smart mobility, tutti i temi che ancora di più in questo momento sono messi sul tavolo, no? Quindi in evidenza. Sì, verissimo, infatti ancora più apprezzato questo premio, proprio perché, come ha detto giustamente, sia il mondo dell'insurtech sia il mondo dello smart mobility sono le realtà del momento. Io dico sempre che sono un privilegiato a lavorare, io lo chiamo, all'incrocio tra i due business più attraenti in questo momento sul mercato, appunto il mondo della mobility e quindi tutto ciò che è legato alle smart cities, e soprattutto l'utilizzo dei data che permettono appunto di dare valore aggiunto per essere l'enabler, colui che permetterà proprio la realizzazione delle smart cities. Bene, quindi continuare insomma su questa strada a proposito di mobilità. Indubbiamente, noi siamo nati come un'azienda di insurtech, adesso ci stiamo spostando sul mondo della mobilità oramai da parecchi anni, e il nostro focus sarà quello per permettere si usa molto in questo periodo il termine mobilità sostenibile, ma è veramente quello che noi cerchiamo di fare, cioè essere quelli che permetteranno di avere una mobilità più semplice, più chiara, ma soprattutto più eco-friendly. Ottimo, allora grazie e naturalmente complimenti ancora a Nicola Veratelli, Octo Group, il CEO di Octo Group. Complimenti a tutti per questo riconoscimento. Grazie ancora, grazie di grazie. Cuore. Salute.